È una delle tante iniziative che sia la Regione che la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli hanno messo in campo in questi mesi, voi li conoscete più o meno tutti, quindi che la nostra città, la nostra Regione possano diventare, che sono solo in parte diventate, un momento di appuntamento di conferenze internazionali, di iniziative e di convegni internazionali su tutti i grandi temi. Noi siamo particolarmente lieti chiaramente invece di ospitare in particolare questo evento, un evento che è rivolto all'infanzia, è rivolto all'adolescenza, al bambino, un elemento centrale della crescita delle società. Ci sono delegazioni di tutto il mondo a discutere dal punto di vista dei diritti del bambino, dal punto di vista del progresso, della pedagogia, di tutti i temi. Avete visto una giornata fitta di appuntamenti con centrale chiaramente questo argomento. Nella Convenzione dei diritti UNICEF e ONU è una delle convenzioni che ha attualmente più stati che hanno aderito al mondo, quindi sono, diciamo, argomenti che di fortissima e straordinaria sensibilità. Mi fa piacere ricordare che proprio i bambini, gli adolescenti sono, come possiamo definirlo, la grande strumento di potenzialità del progresso dei popoli, da una parte, dall'altro anche però un anello debole, un soggetto debole, nel senso che se sono lasciati senza percorsi di tutela, nella difesa dei propri diritti, che va dalla salute all'ambiente in generale, alla formazione, all'istruzione, di diritti fondamentali, è oggettivamente poi il soggetto più debole. Quindi molto dipende da come riusciamo a garantire pari trattamento, uniformità dell'adolescenza e dell'infanzia in genere. Quindi questi sono i temi di cui si discuterà oggi, ancora una volta la Regione Campania e Napoli Centrale, con dei partner straordinari che sono le associazioni che più al mondo lavorano su questi settori.